nascono quelle complicità che portano a fare sequestro, che portano dal sequestro Moro all'omicidio di Aldo Moro, perché ricordiamoci che solamente la sera del 5 di maggio, Moro è stato ammazzato la mattina del 9, Valerio Morucci chiama Don Bellini, il confessore di Aldo Moro, e gli dice: dica a Eleonora Moro, alla moglie, che quel contatto che lei ci ha dato è saltato, non riusciamo più a trovare il nostro contatto. Cioè, le Brigate Rosse, grazie anche al ruolo di Pitzner, sono state completamente disorientate, non hanno più saputo chi fosse il loro diretto interlocutore, e in questo sono state sostanzialmente giocate, hanno determinato l'esito di una vicenda che ha segnato anche la loro stessa fine. Naturalmente, e qui chiudo, in questo percorso loro avevano tutto l'interesse semplicemente a salvaguardare la loro purezza rivoluzionaria, quindi a far sì che nell'agguato militare, l'agguato di Via Fani è un agguato di alta strategia militare, non è una roba fatta da un gruppo di compagni che, vuol dire, tentano un assalto, è qualcosa di diverso. Quindi loro sono attente a gestire poi l'uscita, la loro personale uscita dal caso, attraverso una contrattazione con la Democrazia Cristiana, che dall'altro naturalmente ha dovuto difendersi dall'inettitudine, dalle complicità che l'hanno portata ad impedire che il proprio uomo, anzi l'uomo che in quel momento rappresentava il cuore della Democrazia Cristiana, fosse sostanzialmente mandato a morire. Questo è il senso di complici, ed è in tutto questo, spero di aver dato un'idea del motivo per cui dopo 40 anni il caso Moro non è affatto chiuso, ed è ancora più importante, sempre più importante, cercare invece di entrare dentro i fatti per separarli dalle ricostruzioni aggiustate. Io perdono a Sandra Fusionato che tutti aspettiamo che ci dica delle cose importanti, come ci dirà. Vi rubo 2 minuti soli, ma perché sono direttamente coinvolto in queste vicende. E quindi è bene che si capisca il seguito di quello che è, non che le Brigate Rosse siano d'accordo con i servizi segreti, ma che vengono lasciati fare, anzi aiutati. Beh, intanto su Stiglitz Zenica, ve la cavo in 10 secondi, ci sono voluti 3 anni alla richiesta della Casa Bianca, Obama, con Giovanni Minoli, perché ce l'ho chiesto con Giovanni Minoli, siamo complici in questa cosa, per sentire Stiglitz Zenica. Stiglitz Zenica ci ha detto alla fine, fino all'ultimo temuto, che le Brigate Rosse non ammazzassero Moro. Dopo va dal magistrato e dice: no, ma io questa cosa non l'ho detta, ci sono le registrazioni, c'è la storia, siamo noi che lo dice, c'è lui che parla. Ma attenzione, vi voglio dire 2 cose che danno il senso di quello che ha detto l'onorevole Grassi e che ha detto Stefania Limiti. A un certo punto, 3 mesi dopo sequestro Moro, io vado a giocare come sempre la domenica mattina a tennis con il giudice Emilio Sabrini, il quale dice a Renzo, eravamo molto amici, mi devi dire chi è quel mascalzone che scrive che io diventerò il responsabile di tutti i PM che in Italia si occupano di terrorismo. Devono rivedere me, non c'è una legge, nessuno me l'ha chiesto, non è vero. Chi è che l'ha scritta? L'ha scritta l'ANSA, l'hanno scritta 10 quotidiani. 5 giorni dopo di quella vicenda, Emilio Sandini viene ammazzato. Ma io quel giorno gli dissi: ma scusa, perché tu non ti occupi di terrorismo? No, io devo mandare un avviso, allora si chiamava avviso di garanzia, non si chiamava avviso di garanzia, si chiamava comunicazione giudiziaria, comunicazione ai tuoi 3 padroni, ah sì, ti prendi i 3 padroni, come? Calvi, Rizzoli e Tassandini. Ah sì? Eh sì, in realtà viene ammazzato, lui stava indagando sulla, non conosceva ancora che si chiamava P2, ma stava indagando sulla vicenda del Corriere della Sera legata alla politica, legata alla P2, che per altri 2 anni, fino al maggio dell'81, non
non era fuori. Quando 35 anni dopo io ho incontrato il comando che ha ucciso Alessandrini, dico: ma scusate, era uno di sinistra, ma proprio lui doveva avanzare. Ma come proprio lui doveva avanzare? Sul giornale c'è scritto che lui era il responsabile, il supervisore di tutte le inchieste in Italia del terrorismo, era il nostro pericolo numero uno. Gliel'hanno dato in bocca. È bastato segnalarlo perché qualcuno ci ha pensato. Quindi non c'è stato un accordo, ma era stato fatto in questo modo. L'ultimo è Riccardo Tovaggi. 6 mesi prima dell'omicidio Tovaggi, il brigadiere Dario Cocolo, che aveva in mano l'unico vero pentito di quel momento, Rocco Ricciardi, il postino. Postino gli dice: guarda, voglio avanzare Walter Tovaggi. E lo dice a dicembre del 79. A gennaio del 79 dà anche i nomi. I nomi spariscono in un cassetto, lui viene trasferito in ufficio dalla caserma dei carabinieri e qualcuno, si sa che Marco Barbone eccetera eccetera voglia ammazzare Walter Tovaggi, succede che lo ammazzano e 6 giorni dopo su 5.000 persone del partito armato inteso come l'acqua che, nella quale nuotano i pesci, su 5.000 l'intercettato dopo 6 giorni dell'omicidio Marco Barbone, ma che strano, proprio lui. Ecco, ci sono dei meccanismi micidiali che confermano questa cosa. È facile in quel momento lì sapere alcune intenzioni e favorirle. Questa è la cosa che è successa in quegli anni. Vi ho dato questi due episodi che non ci sono nel libro perché devono far capire fino a che punto il meccanismo si è spinto. E adesso mi scuso del stato provvisionato perché dico a lui di andare avanti. Vale per Parisco, che è un altro omicidio incredibile, era il responsabile delle traduzioni di Re Bibbia, del maxi processo praticamente, alle BR, ed è una persona che, guarda caso, nel giorno in cui viene ucciso andava in pensione, lo stesso giorno, e il giorno dopo diventava collaboratore di Pecorelli.